per favore non dimenticatevi di pregare per me. Ci vuole umiltà per credere che il Padre, Signore del cielo e della terra, come dice il Vangelo di oggi, ha nascosto queste cose ai sapienti, ai dotti, le ha rivelate ai piccoli. Quando cansado se acostó, entonces me dijo con clara voz. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua portoghese qui presenti, in particolare ai fedeli brasiliani. Cari amici, in questo inizio di avvento siamo invitati ad andare incontro a Gesù che ci aspetta in tutti i bisognosi a cui possiamo portare la luce del Vangelo e il sollievo della carità. Dio vi benedica. Il mio pensiero va ora a Gerusalemme. Al riguardo non posso tacere la mia profonda preoccupazione per la situazione che si è creata negli ultimi giorni e nello stesso tempo rivolgere un accorato appello affinché sia impegno di tutti a rispettare lo status quo della città in conformità con le pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite. Gerusalemme è una città unica, sacra per gli ebrei, i cristiani e i musulmani, che in essa venerano i luoghi santi delle rispettive religioni e ha una vocazione speciale alla pace. Noi vediamo nel Cardinale la testimonianza di un uomo che ha fatto tanto per la Chiesa in situazioni diverse, con gioia e con lacrime. Ma la testimonianza oggi forse a me sembra più grande che ci dà è la di un uomo ecclesialmente disciplinato. La preghiera purifica, fortifica, illumina il cammino, fa andare avanti. La preghiera è come il carburante del nostro viaggio verso la piena unità. Oggi contempliamo la bellezza di Maria Immacolata. Che cosa vuol dire piena di grazia? Che Maria è piena della presenza di Dio. E se è interamente abitata da Dio, non c'è posto in lei per il peccato. Oh Madre, aiuta questa città a sviluppare gli anticorpi contro alcuni virus dei nostri tempi. L'indifferenza che dice non mi riguarda. La maleducazione civica che disprezza il bene comune. La paura del diverso e dello straniero. Il conformismo travestito da trasgressione. L'ipocrisia di accusare gli altri mentre si fanno le stesse cose, la rassegnazione al degrado ambientale ed etico, lo sfruttamento di tanti uomini e donne.
Per favore, non dimenticatevi di pregare per me.